Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova puntata di Chain Reaction. L'ultima volta abbiamo fatto brevemente un livello del deserto, non ha creato troppi problemi, diciamo che ho capito quasi subito come fare gran parte delle cose. Avevo solo problemi con l'hitbox all'inizio. E adesso siamo a un livello di gravità, io non vedo l'ora. Per quelli che se lo sono perso, bisogna premere LR per cambiare la gravità, si può fare solo mentre si tocca una superficie. E le frecce ci dicono quando scambiarla. Detto questo, aiuto. Ok, allora. Ok. Sicuramente si cambia gravità subito. E anche lì si cambia gravità subito, altrimenti muori. Oh, bisogna tornare lì. Ok. Quello è una spin jump. Ah, cacchio. Ho fatto un salto invece che cambiare gravità. Quando lo spingiamo non entra. Questo sarà un livello interessante. Perché devo fare tutta sta roba con una tastiera, essenzialmente. E per qualche ragione salto invece di cambiare gravità. Che cazzo era? Cos'era quella roba? Dai. Ogni tanto non mi entra lo salto. Però questo livello è una figata. Ok, devo cambiare gravità lì. 1, 2, cambia. Salta, spin, salta, spin, cambia. No, devo aspettare prima di cambiare. Ok. Devo non passare i twomp e poi cambio. Lì ho sbagliato, non c'era rincorsa. Oh, sta tornando il sole. Ora in teoria è un pochino più fluida la webcam. Speriamo. Oh, oh. Quello non era un cambio di gravità. E cambia gravità quando ti dico di farlo, però. Non erano ancora per terra, evidentemente. Che figo! Bel trick, mi è piaciuto tantissimo. Oh, adoro sto livello, è bellissimo. Dovevo fare salto normale, non ho la distanza, sennò. Ok, chiaro. Lì ero convinto di non farcela. Sono andato iolando proprio. E tutto convinto di non farcela, non ho premuto altri tasti. Oppa. Oh, si può fare. E non ho fatto salto bene. Che bel livello sto qua. Mi sto divertendo tantissimo, anche se si sta ripetendo. Oppa. Ok, quello è un cambio, non un salto. Motor skills. Ho sbagliato tantissimo, ok. No! Ho collegato troppo tardi. Oh Gesù. Non mi meritavo di farcela. Cos'è quella roba?
Devo saltare? Probabilmente devo saltare. Dopo provo. Cambiare subito, tipo tre volte. Ok. Quello era... L'avevo quasi salvata. Quello era un salto normale. Non bisogna far salti normali. Certi trick sono bellissimi. Oh, cos'è sta roba strana? Forse lì mi conviene tipo saltare sopra al coso. Saltare oltre il Twomp e poi fare... No, ho sbagliato. Sono vicino al checkpoint. Per favore. No! Se avessi cambiato gravità, volevo farlo, poi mi è passato il tasto sullo spin jump. No, sul salto normale, volevo dire. Porco can. Uff. Siamo vicini, eh. Non ci vuole molto per vincere. O almeno arrivare al checkpoint. Vincere è esagerato. Ah. Ero sul limite. No, è bellissimo anche il background, è bellissimo tutto in sto livello. Mi piace davvero tanto. Oh, vedete, non era così difficile. Ok, lì un salto. Devo essere molto più veloce lì. Salta giusto, per favore. Un bisso di rincorsa mi serve per questo. Wow. Quella parte non l'ho capita. La piattaforma sembra muoversi. Non so per quanto mi accompagna, però. Devo svegliarmi fuori. Allora. Wow, ok. Non so quanto è uniforme quella la velocità di quella piattaforma. Ok, lì cambio gravità. Bene. Non è male per adesso. Cambio gravità e poi salto. Wow, cos'è? Quanto deve essere veloce lì. Troppo lento lì. Ok, dai. Sono davvero impacciato quando ci sono troppi tasti per regolare le motor skills, onestamente. Come in questo caso. Riesco ancora a farcela perché è un solo tasto insieme a quelli normali, ma... Sono confuso. Quella non è una parte che capisco. Quello è un salto normale. A occhio sto facendo tutto giusto, ma quello è un salto normale. E ha deciso di non saltare. Oh, Gesù.
Salta, please. Oh, non me la meritavo questa. Sono stato lì 100 anni. Devo risaltare sopra la cosa. Saltare sopra la piattaforma di nuovo è giusto. Ma non ero sicuro. Op, op. Ok. Siamo quasi alla... Aia. Alla fine. Devo solo capire come fare quell'ultimo... Quell'ultima cosa col guscio. Oh, stranissimo. Cos'è? Mi sa che mi conviene tipo tirarlo subito e provare ad atterrarci sopra. Oddio. Io ho sbagliato. Non ho avuto la chance di provare. Ma hanno ucciso troppo in fretta. Ho più o meno capito cosa devo fare, ma è difficile. Premi R quando ti dico di farlo. Grazie. Se cambio gravità al momento giusto, sembra una buona tattica, calciare semplicemente dal guscio e aspettare. Vediamo se mi riesce. Cos'era questo? Ma dai. Mario, please. No! Ogni tanto. Viene da schiacciare tasti che non devo schiacciare. Allora. Per esempio, qui dovevo cambiare gravità, mi è venuto da fare salto normale. No, non ho saltato nel coso, dai. Perché? Vorrei arrivarci a quel punto, però è difficile. Cioè, allora, non è così difficile. Sembra, ma non è difficile sta parte. Bisogna solo non incasinarsi coi tasti. Una volta che si è capito cosa fare. E una volta che ci si è adeguati alla... Aia. Alla velocità di questa piattaforma qui. No, dovevo cambiare gravità prima. E magari senza premere spin jump, come un deficiente. Sì, guarda, distruggi il guscio, così all'arrivo nemmeno ci... Oh, madonna, troppo presto. Nemmeno ci arrivi. Andiamo. Ecco. Non c'è alcuna fretta. Devo solo cambiare. Troppo presto, ok. Senza dubbio troppo presto. Sto sole che va e viene, chiedo scusa. Sicuramente la webcam sta facendo tante, tante bizze. Troppo lento. Ok. Dai, dai, dai. Non è difficile. Devo solo fermarmi lì.
troppo lento. Vorrei avere una chance di farla bene sta parte finale, please. Ok, aspettiamo. Non era difficile, cavolo. Non ci voleva tanto. Oh, frena, cos'è? Oh, un secondo. Ok, pardon, era un attimo entrato mio fratello. Allora, non premere il tasto della corsa. Tieni premuto o A o B sempre e comunque. Sempre. E per lì. Per i gusci gialli il salto deve essere normale, quindi B. E immagino che per quelli blu sia sempre A, come abbiamo visto nel tutorial. Ok, non c'è un buon posto dove fermarsi qui, quindi allora, una seconda. Oh Gesù. Un attimo che riassesto i salvataggi. Ok. La musica la sentiamo bene nel prossimo episodio, direi. Allora, per ora è tutto. Questo era il quinto? Sì, quinto livello di Chain Reaction. Io sono Shadow Yoshi, se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, poi abbiamo concluso, perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!